Salve a tutti. Nello scorso episodio abbiamo visto l'MSP affrontare l'ex compagno di squadra Gogliorme, che con un gol dei suoi ha fatto capire di essere ancora il bomber della passata stagione. Samuel e i suoi compagni dovranno adesso affrontare le ultime tre giornate di campionato, che saranno decisive per l'ambita salvezza. Riuscirà l'MSP ad agguantare i tre punti nella prossima gara? Scopriamolo. Ragazzi, ci siamo! Sono appena ritornato dal viaggio alle Bahamas e Miami. Che dire? Ci dobbiamo preparare bene. Io adesso sono tornato, sono più carico che mai per fare bene, per iniziare bene questa settimana di allenamenti. Il mister, diciamo che dopo la partita col Porretta non è che ci abbia detto granché, non penso dirà granché. Una partita che si era indirizzato a favore nei nostri confronti, che potevamo benissimo portare a casa e vincere, purtroppo l'abbiamo pareggiata. Loro si sono presi un po' di foga, noi ci siamo un po' disuniti e abbiamo subito quei due gol. Va bene così perché il nostro percorso va avanti. Adesso è sempre più dura perché tutte le squadre lottano veramente per salvarsi in questo campionato in cui siamo tutte praticamente lì, a pochissimi punti. Quindi ogni settimana la classifica cambia, si modifica e le squadre vincono, perdono, non si capisce veramente niente, perché questo è un campionato veramente tosto e ma soprattutto equilibrato. Adesso andiamo a prepararci bene per questo allenamento e andiamo a allenarci, ragazzuoli. Let's go! Ci siamo abbassati, ci siamo impauriti, abbiamo preso un gol del cazzo su una cosa che vi avevo clamorosamente anticipato, di non farlo girare sul sinistro e quantomeno, se mai si fosse girato, di raddoppiarlo sul sinistro. E invece noi l'abbiamo fatto girare da qui. E lui c'ha un sinistro da serie A che quando tira in porta, è stato fortunato, ha beccato una deviazione. Lui c'ha un sinistro così, che il sinistro che vi prende una deviazione fa gol, perché lui c'ha quel sinistro lì, non c'è niente da fare e non bisognava darglielo. Quanto siete stati bravi a non darglielo nel primo tempo e anche in tutto il resto della partita, in quel frangente lì bisognava stare attenti a non darglielo, solo lì. E poi il secondo gol, che non ci ho capito un cazzo, perché sinceramente non so quante volte abbia rimbalzato la palla prima di essere messa dentro, oltre al fatto che noi siamo stati non così bravi come nel primo tempo a contenerlo. Per cui se avessimo vinto probabilmente sarebbe stata una gran baldoria fino alla fine, perché forse un punto andare alla fine o due li facciamo. Adesso ce ne vogliono four almeno, perché non mi fido delle partite che ci sono. Ci sono partite che hanno dei risultati talmente strani e poi le ultime giornate ancora di più, che bisogna stare attenti, quindi non si possono fare calcoli. Però io vi ho detto, 4 almeno, se ne facciamo 6 siamo saldi facili. Saldi facili. Ragazzi, ci siamo. Oggi è nuovamente domenica e finalmente dopo la pausa di Pasqua si riprende col campionato. Andiamo ad affrontare il Casumaro, la squadra dove all'andata io mi feci male e poi, causa infortunio, saltai un paio di partite. Sono una squadra molto tosta, che non molla. All'andata pareggiammo 2-2. E niente, sono cambiate tante cose. Tutte le squadre si sono evolute, si sono rafforzate. Quindi sicuramente non andremo ad incontrare un Casumaro dell'andata. Ragazzi, la nostra posizione di classifica vuole che noi facciamo punti. E abbiamo bisogno di punti, come anche loro hanno bisogno di punti. Ormai siamo agli sgoccioli del campionato, ragazzi, quindi ogni partita è fondamentale per retrocedere o per salvarsi. Sarà assolutamente fondamentale entrare con la concentrazione giusta, la cattiveria giusta,
anch'io dovrò fare una grandissima partita, ma la cosa fondamentale è non assolutamente perdere, perché oggi se non si riesce a vincere non bisogna ovviamente perdere. Speriamo di fare bene quest'oggi e quindi ci vediamo direttamente al discorso del Mr. Fanti, ci vediamo dopo in campo, speriamo bene per la MSP, a dopo. È fondamentale fare bene oggi, poi è vero che questo è il ritorno e le cose cambiano, perché anche con Corretta abbiamo vinto 5-1, su nel caso non abbiamo vinto 5-1, però bisogna fare di tutto oggi per fare una partita con la testa fatta bene, per provare a portare via tutto, considerando che a noi vanno bene due risultati su tre. Oggi quindi bisogna stare lì con la testa e fare di tutto per fare bene. Oggi, in questo momento storico del campionato, muovere la classifica è tanta roba, sempre, sempre. E oggi è uno di quei giorni. Mi raccomando, le ammonizioni. Non prendiamo ammonizioni, perché non possiamo permetterci di fare le prossime due partite senza dei giocatori fondamentali. Claros, non vi devo dire nient'altro, è uno scontro di ragione. Dallo stadio Merighi di Casumaro, un buon pomeriggio dai Matosci, è il giorno di Casumaro contro MSP, 28esima giornata di campionato. Il Casumaro ha una lunghezza in campionato dall'MSP, quindi oggi proverà il sorpasso. MSP che arriva da tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro, vuole dare continuità di risultati. Si parte con Bartolini che appoggia all'indietro e si comincia quindi su un campo anche molto irregolare, quindi attenzione al rimbalzo del pallone. Pallone lungo a cercare Bartolini che però perde il contrasto, allora riparte con calma Passerini. Poi regala però il pallone a Popolo da tre quarti, pensa al sinistro, lo prova! E Popolo stava per fare una giocata delle sue, torna titolare il numero 11 e subito... Ancora Passerini, il pallone largo per Ginesi che mette in mezzo questo pallone, facile però per Ferroni che lo aspetta lì. Chiama lo schema Iazzetta, sul primo palo deve allontanare Rotatori, poi la palla che rimane lì, attenzione, forse è entrata, forse no, ma c'è stato fuori gioco e se lo stava per fare da solo il gol all'MSP. Recupera palla molto bene a centrocampo Ginesi, poi un voragine nella difesa dell'MSP, ne approfitta ma non troppo Vinci e Ferrone lo ipnotizza, male l'MSP. Rimessa laterale, si fanno vedere gli attaccanti, addirittura taglia e va dall'altra parte Minarelli per lavorare questo pallone, lo mette in mezzo, attenzione, colpo di testa di Manfredini, facile per Ferrone. Bella giocata di Rotatori che si libera e riesce ad allargare per Samuel. Attenzione, vediamo il numero 6. Pallone dentro l'area di rigore. Bartolini la colpisce ma non se ne accorge. E poi commette anche fallo. Allontana l'MSP solo per un attimo. Tanto Casumaro sulle seconde palle. Anche in questo caso parte il mancino, però da dimenticare totalmente. Ferrone al rinvio profondo quando ormai è finito anche il minuto di recupero. 0-0 il primo tempo, tanto Casumaro, MSP molto confusa. Pallone direttamente dentro l'area di rigore, esce Ferrone ma poi ritorna sui suoi passi. Sarà corner. Bartolini prova ad accendersi, attenzione, vediamo Popolo al limite dell'area, Popolo già il pallone sul mancino, lo prova, non è andato tanto distante. Ancora Popolo prova a scappare in vantaggio, però c'è Benini che protegge l'uscita di Callegari e a sua volta il rinvio profondissimo. Ancora Casumaru che prova ad andare con Testoni. Il pallone in mezzo, l'anticipo di Manfredini sul primo palo. Vinci, prova ad andare via, Vinci, grande costo costo, attenzione, è partito il terzino, ne fa fuori tre, Vinci, e poi Ferrone, ancora una volta, grandissima giocata del numero 2, palla dice l'arbitro, cross in mezzo, che stava per diventare quasi una palla imprendibile per Ferrone. Secondo palo, arriva Testoni dentro l'area di rigore, prova a puntare l'uomo, lato corto, attenzione, Testoni. C'è il raddoppio di Samuel, poi arriva l'aiuto di Fagioli, ma Samuel capisce tutto, porta via e riparte.
Samuel, dà un'occhiata in mezzo. Pallone sul primo palo. Callegari due tempi. Fagioli prova ad andare. Contrasto con Mazzetti che rimane a terra. Attenzione. L'arbitro fa subito il cenno di fermarsi e chiede anche l'aiuto dalla panchina. Deve uscire dal campo il numero 8 dell'MSP. Speriamo non sia nulla di grave. Vedremo. 64esima in corso. Pallone dentro l'area di rigore. La spizzata da parte di Vinci. Poi facile per Ferrone far sua la sfera. Va a prendersi il pallone Popolo, l'unico davvero elettrico per l'MSP in questa partita. Si guadagna un bellissimo calcio di punizione. Possibilità per Samuel e Dalmonte, che da lì possono far male. Uno col destro, uno col mancino. Osservano il posizionamento della barriera. Sembra andare il numero 3, parte alto però il sinistro di Dalmonte. Altro pallone perso dall'MSP, ne approfitta il Casumaro. Prova ad andare con Iazzetta. Poi la palla in profondità per Manfredini. Manfredini dà un'occhiata in mezzo, la mette sul secondo palo. È solo il mancino! E Vinci al 72esimo! Fa 1-0 per il Casumaro! Grave disattenzione a centrocampo dell'MSP. Ne approfitta la squadra di casa. E il terzino, che per due volte è stato da solo davanti a Ferrone, la terza non sbaglia e mette nell'angolino. Recupera palla l'MSP con Colace. Dice palla all'arbitro, allora si può continuare. Poi Marcu che cerca un pallone profondo. Regalo per Callegari. Dalmonte traversa, colpo di testa, sembrava innocuo, invece poi finisce e si stampa sulla traversa. Quindi sfondamento da parte di Rotatori, che si va a prendere il fallo. Mano, dice l'arbitro, possibilità da tre quarti. Ancora una volta per Dalmonte e Samuel. Vedremo se stavolta andrà il numero 6. Parte però invece sempre Dalmonte, centrale, controlla tutto Callegari. Samuel a lottare e a mettere in verticale questo pallone, che però viene sputato dalla difesa del Casumaro due volte. Azione molto confusa. Samuel di testa, palla che finisce ancora una volta tra le braccia del portierone. Prova a distendersi l'MSP quando ormai è scoccato il 91esimo. Il pallone largo per Colace sulla limite dell'area di rigore. Parte un cross morbido sul secondo palo, troppo lungo però per tutti. Alla rimessa ci va Fagioli. Sente odore di vittoria il Casumaru quando ormai è finito anche il tempo di recupero. La palla dentro l'area di rigore. Manfredini addirittura mette il punto esclamativo. Si leva la maglia, fa 2-0 al 93esimo e porta a casa la vittoria. Andiamo a rivedere il gol del bomber. Uscita di Ferrone che non basta. Ultima forse vera occasione della partita, questo destro altissimo di Licciardo. L'arbitro ha già il fischietto in bocca, molto probabilmente dopo il rinvio fischierà la fine. Vittoria meritata per il Casumaro. È stata una partita per l'MSP difficile, a parte Popolo, poi pochi altri hanno raggiunto la sufficienza in questa gara. Fischia tre volte Tassi, finisce 2-0 per il Casumaro. Un saluto e un ringraziamento da parte di Ematosci. Ragazzi, eccoci qua. Un'altra partita è andata, 2-0 per gli avversari. Partita molto 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 tosta. Purtroppo quest'oggi non abbiamo tenuto, diciamo, il passo, il ritmo rispetto alle due partite precedenti, e quindi è andata così. Abbiamo avuto qualche occasione, però siamo stati un po' troppo timidi, soprattutto nel primo tempo, meglio nel secondo tempo perché siamo partiti veramente bene e rischiavamo anche di andare in vantaggio in certi punti della partita. Io ho giocato una discreta partita, non mi sono acceso, sono uscito un po' fuori condizione, sono un po' fuori di forma, adesso mi devo rimettere a nuovo. La classifica la state vedendo in questo preciso momento, una classifica veramente tosta, perché con una vittoria praticamente ci proietta sesti, con una sconfitta rimaniamo lì in tutto questo gruppone che nessuno vuole mollare niente e nessuno vuole rischiare di retrocedere. Quindi le prossime due partite saranno due partite in cui noi non potremo sbagliare niente. So che sono sempre le solite frasi, però ragazzi è così,
sarà dura, forza MSP, so che lo possiamo fare, so che ci possiamo salvare. Ci tengo a ringraziare i miei sostenitori che vengono sempre tutti quanti a vederci. Sempre. Sono qua con il mio grandissimo amico Johnny Face, che mi viene a vedere ogni partita. Jonathan, come hai visto questa partita? Allora, sicuramente... E dove possiamo migliorare? Cioè, tu che hai visto il percorso dell'MSP fino adesso? All'inizio mi sembravate un po' in difficoltà all'inizio campionato, poi avete iniziato a ingranare piano piano e secondo me siete riusciti a fare delle belle cose. Adesso mancano due partite, il potenziale ce l'avete assolutamente. Capitanato da te, anche se non è la fascia, comunque sei una persona, un giocatore veramente importante per questa squadra. Fuori le palle, scusate il termine, fuori il carattere, perché tutto è possibile. Basta crederci, le potenzialità ce le avete, crederci e ce la fate, sono sicuro al 100%. Ringrazio per le belle parole, un altro episodio è andato e allora ragazzi ci vediamo al prossimo episodio. Forza MSP, ce la faremo. Andiamo.